Antonio Crispino, ospite della Expo Campania Alto Pregio a Sarno. Che cosa ha preparato di buono? Buonasera a tutti. Allora, ho preparato due tipi di cantucci, praticamente uno con noci e mandorle, però ho fatto tipo, non ho inserito, diciamo, le mandorle a pezzi e le noci a pezzi, ho fatto tipo due, le ho tritate leggermente, giusto per, diciamo, esaltare il sapore e trasferirlo un po' dappertutto. E poi ho fatto un altro tipo di cantuccio con i pistacchi tostati, però li abbiamo preparati e cotti nel barbecue che c'era un mio amico, venerando Valastro, che lui ha fatto anche lui un noto programma negli ultimi periodi, e abbiamo provato a cuocere, diciamo, un dolce al barbecue, che poi tra l'altro avevamo già preparato il bignè cotto al barbecue e affumicato con il legno delle botti del Jack Daniels. Praticamente avevamo fatto dei bignè aromatizzati con leggermente con una affumicatura delle botti del Jack Daniels. Lei è uno che sperimenta tanto in cucina, in pasticceria, l'abbiamo visto insomma in un noto programma televisivo. Quanto le piace sperimentare? Allora, sperimentare mi piace tantissimo, perché poi io penso che non solo per la pasticceria, per anche per la cucina in genere, vengono, diciamo, qualsiasi cosa deve essere sperimentata, perché poi io cucino anche, diciamo, la cucina tradizionale, cioè il classico cibo che si prepara a casa, e si deve essere creativi, perché poi, come mi insegna il noto maestro che c'era nel programma, lui mi diceva, si lamentava un po' nel programma di essere, diciamo, un po' più creativo, perché, diciamo, sottovalutavo un po' la creatività nella competizione. Però essere creativi secondo me è la chiave del successo, ma per qualsiasi cosa. Lei da pasticcere amatoriale ormai a pasticcere noto? Sì, da pasticcere amatoriale, cioè da pasticcere noto a casa mia, ho avuto la fortuna di essere un pasticcere un po' più noto anche per nelle case delle persone, che praticamente sono abbastanza conosciuto, e questo mi fa piacere, e sperando di far qualche altro programma. Il prossimo progetto io mi sono prefissato di lavorare in TV. Vorrei lavorare in TV, essere tipo come i grandi pasticceri che ci sono in TV, tipo come, non so se posso dirlo, come Montersino, come altri, tipo Buddy Valastro, ma è incredibile, è impossibile, però sarebbe molto bello essere tipo un grande... Un italiano poi, tra l'altro. Sì, un italiano, sì. Sarebbe... In bocca al lupo. Crepi il lupo, speriamo per la mia riuscita.